Gentile collega, trattiamo oggi di un caso di ritorno venoso anomalo. Indichiamo appunto ritorno venoso anomalo in quanto questo ritorno venoso anomalo interessa sia le vene sistemiche, quindi le cave, sia le vene polmonari, quindi il circolo polmonare. Una sezione quattro camere normale si apprezza in questa scansione, dove non si riesce ad osservare con chiarezza soltanto il septum secundum, che però in qualche immagine appunto è possibile visualizzarlo. Il septum primum appariva regolare. Regolare era il setto ventricolare, regolare erano le valvole atrioventricolari e gli efflussi dai ventricoli, quindi sia la sezione di sinistra che la sezione di destra. In questa immagine sembra appunto osservarsi un setto primo e un septum secundum. Nell'atrio a destra, quello in alto, si osserva un grosso vaso venoso che drena, ed è quello appunto che ci ha fatto nascere il sospetto, insieme ad un'immagine anecogena posta davanti al rachide, accanto all'aorta discendente. Qui vediamo una sezione di sinistra regolare, prima avevamo visto una regolare sezione destra. Sia in addome che in torace trovavamo appunto queste due grosse formazioni anecogene davanti al rachide, da riportare sicuramente ad aorta discendente e l'altra da riportare ad un vaso venoso, mentre in atrio destro si osservava, come in questa immagine, appunto il ritorno venoso polmonare. Osservando con attenzione sia l'addome che il cuore del feto, si apprezzava una regolare concordanza cardiogastrica, ma un non regolare decorso dei grossi vasi all'interno dell'addome e del torace. Ricordiamo che l'aorta è posta anteriormente a sinistra del rachide, la vena cava inferiore anteriormente e a destra rispetto all'aorta. Qui invece i vasi si trovano davanti al rachide con decorso parallelo. E questo grosso tronco venoso è da riportare ad una vena azygos. La vena azygos non ha il classico decorso della vena cava inferiore, che spostandosi verso il torace tende ad anteriorizzarsi e a drenare in atrio destro, ma insomma, nelle situazioni nella quale la riscontriamo, troviamo che si porta in posizione più craniale e drena in atrio destro, ovvero in vena cava superiore. Associate a questo segno dei grossi vasi, trovavamo anche una persistenza della vena ombelicale destra. Qui l'immagine appunto della vena ombelicale con la convessità rivolta a destra. Regolare appariva la restante anatomia fetale. L'immagine della vena ombelicale destra. La colecisti era posta leggermente a sinistra della vena ombelicale destra, come di abitudine. In questa scansione troviamo ancora una regolare sezione quattro camere. E abbiamo battezzato questa formazione come septum secundum. In realtà, all'intervento chirurgico al quale sarà sottoposto questo neonato, verrà identificato un singolo atrio con un ritorno venoso polmonare anomalo totale e con un ritorno venoso sistemico attraverso la azygos in vena cava superiore. Quindi, grossolanamente, la diagnosi era confermata all'intervento chirurgico. Qui vediamo ancora una regolare sezione quattro camere, un regolare flusso dei grossi vasi, un regolare cross polmonare aorta. Questo vaso venoso, che si spingeva cranialmente, ruotava poi anteriormente per abboccarsi appunto in vena cava superiore. Mentre invece in questo grosso atrio troviamo appunto il drenaggio venoso polmonare,
che fra un attimo indicheremo. Ed è rappresentato da quest'area anecogena che si trova sulla sommità dell'atrio, di questo grosso atrio. Eccolo qui descritto dalla freccia. Quindi il sospetto di ritorno venoso polmonare anomalo nasceva da questo. L'ingrandimento atriale e la modica ipertrofia del ventricolo destro confermavano questo sospetto diagnostico. Accanto a questo, che ricordiamo essere una diagnosi difficile, quella della patologia del ritorno delle vene polmonari, trovavamo questa immagine particolare davanti al rachide, con l'aorta discendente e questo vaso venoso, sia davanti al rachide toracico che quello addominale, che ci aveva destato sospetto e ci aveva fatto studiare con attenzione l'anatomia cardiaca. All'intervento chirurgico erano state riscontrate inoltre delle milze soprannumerarie, a configurare quindi il quadro di una sindrome cardiosplenica, che in realtà all'ecografia non mostrava alcun segno se non questo del anomalo ritorno venoso sistemico, in quanto vi era una regolare concordanza cardiogastrica che di abitudine utilizziamo per identificare un situs solitus. Con l'aiuto del Doppler abbiamo appunto valutato che trattavasi di un vaso arterioso, quindi l'aorta discendente, e di un vaso venoso, che per tipologia, per decorso, era da riportare appunto ad una vena azygos. Il riconoscimento di un ritorno venoso sistemico anomalo necessita, ecco qui l'immagine nella quale troviamo l'azygos che drena in cava superiore, immediatamente accanto all'arco dell'aorta, appunto. Ecco qui la cava superiore e l'azygos che drena appunto in cava superiore, eccola. Nell'immagine al di sotto di questa troviamo l'arco aortico. Un ritorno venoso sistemico anomalo quasi sempre non dà problemi emodinamici, ma è comunque necessario eseguire una consulenza cardiologica pediatrica, una consulenza genetica. Il ritorno venoso polmonare anomalo invece necessita di correzione chirurgica. Qui con il Doppler pulsato identifichiamo appunto che trattasi di vaso venoso. Quindi dicevamo, è necessario eseguire una consulenza cardiologica pediatrica ed una consulenza genetica. Vista la rarità del caso, e comunque tutto sommato una regolare anatomia cardiaca, identificheremo appunto questo difetto come un anomalo, ritorno venoso polmonare anomalo totale con ritorno venoso sistemico anomalo. Grazie.